Incominciamo a dire una cosa che nessuno ha detto, ma te la dico io nel mio piccolo, che il calcio è uno sport da contatto medio. Quindi il calcio non è né il basket, né il tennis e né la pallavolo. Il calcio è uno sport da contatto medio. Quindi quello su Osimhen non è il rigore, lasciate perdere chi rompe i coglioni, mentre è regolare il gol di Thuram. Anche stamattina le varie radio lo dicevano, il gol di Thuram è regolare, mentre su Osimhen non c'è mai rigore, mai. Il calcio è uno sport da contatto medio, non è né il basket, né il tennis e né la pallavolo. Bisognerebbe qualcuno che sta roba qui la apprendesse. Anche i professionisti che parlano di altre squadre non parlano dell'Inter. Parlo anche a qualche giornalista, a qualche esperto TV, a qualche commentatore. Il calcio è uno sport da contatto medio, punto. E il gol di Thuram era regolare, quindi non rompete i coglioni. Il primo tempo, ragazzi, ma a me ieri il primo tempo non è piaciuto più di tanto, ma posso dire la mia. Non è detto che bisogna essere sempre tutti d'accordo. Ognuno. A me il primo tempo dell'Inter non era piaciuto un granché, mentre ho visto un secondo tempo sontuoso proprio per un discorso di gestione mentale, perché secondo me questo allenatore che è cresciuto tanto insieme a questi 13-14 ragazzi, a cui va dato merito perché l'Inter ad oggi, cioè, stanno giocando sempre i soliti 13-14. Io Arnautovic, Sanchez, sinceramente non li conto nemmeno ad oggi. Io conto quei 13-14 giocatori che sono cresciuti insieme all'allenatore, perché questa è una squadra, sempre insieme all'allenatore, che ha imparato a soffrire e soprattutto ha imparato una cosa molto importante, ha imparato a sfruttare i difetti degli avversari. Cosa che fino all'anno scorso non sempre veniva fatta, anzi quasi mai veniva fatta. Quindi è un Inter maturata soprattutto nel dosaggio dell'acceleratore. Quante volte me l'avete sentito dire, qui se non si va a mille cala l'intensità e cala la prestazione, mentre ora questa è una squadra che ha imparato a dosare l'acceleratore per quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane. Questa è una roba spettacolare, perché non puoi vincere tutte le partite andando a mille, devi vincere anche partite tipo quella di ieri. Uno guarda il risultato e dice: l'Inter ha fatto una passeggiata. Non è vero, ragazzi. L'Inter non ha fatto una passeggiata. L'Inter ha sofferto, ha saputo soffrire, si è portato a casa 3 punti fondamentali, perché a livello psicologico, per chi ci inseguiva, è una bella mazzata quella di ieri. Attenzione, non va sottovalutata questa cosa qua. È anche vero che la partita, a mio avviso, con tutto il bene che voglio all'olandese, perché io De Vrij lo reputo un ottimo giocatore, la partita la cambia quando esce De Vrij, perché Acerbi si risposta nel mezzo. Ritorno al video di ieri mattina dove io dicevo, ho detto nel video di ieri, io metterei Carlos Augusto braccetto, ma Acerbi da lì non lo toglierei. Quando cambia la partita la cambia quando purtroppo De Vrij si fa male, mette Carlos Augusto braccetto, Carlos Augusto braccetto. Prima che entrasse in orbita Inter, io facevo dei video su Carlos Augusto. Qualcuno di voi mi prendeva in giro. Ma chi è questo qui? Ma come mai non lo convocano in nazionale brasiliana? Convocato anche in nazionale brasiliana, Carlos Augusto, ti basta? Nonostante sia un terzino molto atipico, non è classico esterno brasiliano, è molto atipico. Facevo i video da prima che entrasse in orbita Inter, dicevo prendiamolo perché quello è forte. Giuse, ma come mai non lo convocano in nazionale? Ora è anche in nazionale brasiliana, ti va bene? La partita entra Carlos Augusto, braccetto, grande giocatore, Carlos Augusto, grande giocatore con la G maiuscola, perché sia esterno che braccetto, anche se secondo me lui da braccetto può dare il meglio di sé, un po' come Pavard, soprattutto per l'uscita palla, per la fisicità che ti può dare Carlos Augusto e per i recuperi, perché è velocissimo nello scappare all'indietro. Il problema qual è lei? È sempre il solito per colpa di cinese. Il problema è che non lo puoi vedere con continuità in quel ruolo perché c'è Di Marco che gioca 60 minuti e ambi sono quelli che sono. Siamo sempre lì, ragazzi. Anche se vanno ringraziati tutti i giocatori, l'allenatore, per quello che stanno facendo fino ad ora. Perché si stanno battendo per la causa in 14, massimo 15 giocatori. Gli altri 7-8 non esistono della Super Rosa.
Quindi Carlos Augusto, giocatore con i fiocchi, uno dei migliori acquisti di quest'anno, Carlos Augusto. Dopo Ticus Thuram, anche Frattesi a me piace tantissimo, per come vedo il calcio io, ragazzi, Frattesi ci verrebbe titolare in tantissime squadre top europee. Veniamo a Sommer. Io d'estate, dov'è Sommer? Dov'è Sommer? Facevo i video per scherzare, perché Sommer non arrivava mai, è arrivato a settembre, tra un po' Sommer. Allora, Sommer, allora vedi. Quando va via un portiere di 26 anni come Onana, che fu eletto il miglior portiere della Champions, non me ne frego una sega di quello che sta facendo a Manchester. Io parlo dell'Onana all'Inter, non mi interessa quello che sta facendo a Manchester, ma sicuramente non lo critico se sbaglia. Perché vedere un giocatore come Onana andare via con le lacrime agli occhi perché doveva essere venduto, perché i cinesi non avevano una lira per fare mercato, a me mi ha fatto girare i coglioni e non mi sentirò mai il diritto di criticare un giocatore che piange perché viene mandato via dall'Inter perché questa società sanguina ha bisogno di soldi. Non lo criticherò mai, Onana, se fa gli errori. Di cosa sta a criticarlo? Un giorno ci rivedremo, va via e piange. Cosa cazzo critichi, Onana, vorrei capire io. Poi sei libero di fare cosa vuoi, ma cosa cazzo hai da criticare un giocatore come Onana? Vai a criticare Judaku. Giudacu invece di Onana, quest'estate vedrà tifosi dell'Inter lì con la lingua di fuori ad aspettare Giudacu. Quindi è normale, il tifoso interista vede andare via un portiere di 27 anni, eletto miglior portiere della Champions, ne arriva uno di 35, è normale che tutti bestemmiavano. Ma io cosa ti ho sempre detto da prima che arrivasse Sommer? Ci sono i video, tra i pali è fortissimo. Lo dicevo da prima che arrivasse, ci sono i video. Tra i pali è fortissimo, ma perché lo conoscevo Sommer? Perché io ho seguito la Bundesliga per tanto tempo, lo conoscevo Sommer, ma ti dirò di più, come tecnica di parata, seguimi, come tecnica di parata, Sommer è superiore ad Onana tra i pali. I problemi di Sommer quando vengono? I problemi di Sommer vengono quando deve uscire, prese alte, prese basse, è lì che lui è nullo, perché Sommer nelle uscite è nullo. Partite come ieri, dove lui non deve uscire, giganteggia. Partite come quella di ieri, dove lui non deve fare nemmeno un'uscita. Ma lui piglia 8 perché tra i pali è un gatto, l'ho sempre detto io. Solo che, per come vedo il calcio io, e concludo il video, per come la vedo io, non per quest'Inter cinese, per un Inter che ha almeno un po' di soldi per comprare, perché ricordiamoci che Sommer va per i 36 anni ad anno nuovo, Quanto può durare? A breve ti devi un'altra volta rimuovere per prendere un portiere, ma un portiere da grande squadra, anche per quest'Inter cinese, per come la vedo io, un portiere deve avere delle skills complete, ovvero sia, deve essere bravo con i piedi, deve essere bravo nelle uscite basse, deve avere tecnica di parata e deve essere bravo nelle uscite alte. Ecco, Sommer ha tutte queste skills tranne le uscite. Comunque, la situazione è ottima. Ora mi piacerebbe vincere contro gli spagnoli e prendere il primo posto anche in Champions League. Dopodiché qui ci sarebbe da stappare per quanti soldi sono stati investiti in questa squadra, per come è stata costruita questa squadra con pochi soldi. Questa è una squadra costruita solamente con la calcolatrice per spendere il meno possibile, ma nonostante tutto, questi ragazzi, compreso l'allenatore, stanno facendo benissimo ed io gli faccio i complimenti. Ciao, Vinti.